sera stasera Mario. Stefano Tolosa, Cinecittà News. Cristian De Sica, per lei si è parlato tempo fa di un primo ruolo drammatico, ovviamente come attore, per un film che dovrebbe dirigere Antonello Grimaldi, tratto da un romanzo di L'età dell'oro. Volevo sapere se il progetto è ancora valido. Non ho ancora firmato il contratto, ma l'avvocatessa Gwendolina Ponti, che è anche l'avvocatessa di Aurelio, l'avvocatessa di Procacci, stanno lì mettendo giù il contratto. Dovrei farlo ad aprile e a girarlo a Prato, è un ruolo drammatico, e subito dopo poi tornerò a fare il film con Aurelio. E poi ho anche degli altri progetti che non sono soltanto il film di Natale con Aurelio, dei progetti che Aurelio insieme ad altri sceneggiatori e registi sta valutando per me, anche da fare un film assieme a mio cognato Carlo e un remake di Amici miei. Insomma, ci sono tanti progetti anche al di fuori del film di Natale, sempre per film Mauro, così come questo romanzo in cui io mi sono innamorato, mi è piaciuto. Procacci mi ha detto: vuoi fare un personaggio drammatico? Io ho detto sì, perché insomma la mia età mi sembra che me lo sono guadagnato. Poi sai, tutti quelli che fanno i film comici o fanno la farsa hanno sempre voglia di fare il contrario, questo è un classico. Poi magari non avrò il successo che ho facendo i film di Natale, però credo che sia arrivato il momento di provare a fare un ruolo del genere. Io l'avevo fatto una sola volta con Giuliano Desio in uno sceneggiato, quando allora si chiamava sceneggiato, si chiamava ancora fiction, che era la Medea di Porta Mediana di Mastriani, facevo un ruolo drammatico. Poi dopo l'hanno fatto più, perché ho avuto molto successo con i film comici. E quindi c'è questo progetto, e ci sono anche altri autori che stranamente mi hanno chiamato per lavorare assieme. Sorrentino mi ha chiamato per fare un film comico, e invece non so, più avanti mi ha chiamato per fare un film drammatico, ma sono tutti pur parlé, insomma contratti non ce ne sono, sai, al cinema, fino a quando non dici modo reazione, si parla. Comunque ti correggo, perché tu hai detto un remake, mentre invece sarebbe un prequel. Esatto, scusa, è vero, perché è ambientato nel 400, anche se io in un primo momento volevo fare un sequel. E invece poi Aurelio e dei parenti, che sono gli autori, i produttori, mi hanno convinto che il prequel è meglio. Mi scusi, ma come mai hai aspettato così tanto tempo per un ruolo drammatico? Perché quando tu fai il cowboy per tanti anni come me, dopo ti fanno sempre fare questo. Perché i miei film hanno avuto un tale successo al botteghino, che chiaramente, sai, uno, non solo io, ma anche gli esercenti, i distributori e soprattutto i produttori ci pensano. Diciamo, scusa, sono 25 anni che fai più di 20 milioni di euro di incasso. Allora, ad esempio, quando c'è stata la separazione da Boldi, noi abbiamo avuto paura, chiaramente, perché Boldi aveva firmato con un altro produttore, è andato via, e io e Aurelio ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: ma adesso che succederà? Grazie a Dio, gli ultimi tre film che abbiamo fatto senza Massimo sono andati ancora meglio, hanno incassato ancora di più. Quindi, voglio dire, quando tu hai questi successi così forti, sai, tentare un'altra carta, soprattutto per un produttore, per un distributore, ci pensa e dice: ma te che te lo fa fare? Ma poi Uomini non era un film comico, era un film drammatico. No, infatti è l'unico film che ho fatto, sette film come regista, diciamo, e due hanno fatto successo. Uno l'ho fatto con un altro produttore, era il remake del Conte Max, che andò abbastanza bene, e quello che ha fatto più successo chiaramente l'ho fatto con Aurelio, che era Uomini, era un argomento internazionale, quindi insomma ho vinto dei premi in Spagna, il film è uscito anche in DVD in America, cioè, qui in Italia allora incassò. Il film costò 1.800.000.000, allora fece 7 miliardi e mezzo di incasso, e come dire oggi 15-10 milioni di euro, è una cosa enorme per un film così piccolo.
Purtroppo non abbiamo più tempo, volevo solo ricordarvi che oggi pomeriggio alle 17 a Milano potremo parlare ancora con Cristian De Sica del suo libro Figlio di Papà e anche con Antonio Dorrico e Beppe Cortafavi. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano.